Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su The Walking Dead Mission, ovvero quello che è una miniserie, chiamiamola così, o meglio si chiama così, dedicata al personaggio di Mission, apparso nei vari fumetti e apparso anche nella serie televisiva di The Walking Dead. Allora, molti di voi l'hanno definito DLC di The Walking Dead 2, ma in realtà non c'entra proprio nulla con The Walking Dead, quello che abbiamo giocato fino ad ora. Questo è un titolo a parte, un mini titolo, una miniserie fatta a parte dedicata a questo personaggio. Allora, io sono molto curiosa di vedere com'è. È il primo The Walking Dead che mi gioco qui in blind run, diciamo così, per rubare un termine ormai anche troppo abusato, di The Walking Dead, e sono molto curiosa di vedere cosa accadrà. Tantissimo. Come vedete non ho ancora fatto nulla, ho trovato i sottotitoli in italiano per la gioia di tutti, vediamo se ci sono i sottotitoli attivi piuttosto. Saranno qui? No. Alesk non funziona, perfetto, questa cosa mi riempie di gioia. Visualizza stile standard, i sottotitoli, porca paletta. Audio video? Dove sono? Eccoli, medio. Ah, grande. Beh no, mettiamo medio, piccolo. Facciamo medio, ok, volume 5, 10, luminosità, chi se ne frega. Va bene, controlli saranno i soliti VSD e cose varie, esatto. Si può anche correre in questo gioco, wow. Credibile, credibile. Allora, sono curiosissima. Sono soltanto 3 capitoli, non sarà molto lungo. Ah, un'ultima cosa prima di iniziare. Voglio ricordarvi che in descrizione troverete il link per la pagina Facebook dei ragazzi che hanno tradotto questo gioco. Anche questo The Walking Dead ha la traduzione amatoriale, perché a Telltale non frega un cacchio degli italiani. Devono imparare l'inglese, lei non le fa le traduzioni in italiano. O meglio, le fa, ma svariati anni dopo la release dell'intero gioco, quando ormai non servono più a nessuno. E volete un'altra bella notizia? Questa è stata offerta gentilmente dal signor Lawrence, che a quanto pare ha letto in rete che i vari team che si sono occupati della traduzione dei vari capitoli di The Walking Dead non lo faranno più. Non lo faranno più perché Telltale, a distanza da anni appunto dal release dei vecchi capitoli, ha deciso adesso, in questo periodo, di rilasciare la loro traduzione ufficiale. Ciò significa che il lavoro dei ragazzi fatto fino ad ora viene cancellato e quindi loro hanno deciso che da ora in avanti non tradurranno più i titoli della Telltale. E hanno anche un po' ragione, però se mi dovrò ritrovare io da sola a tradurre The Walking Dead 3 sarà un lavoro lungo e temo che i video che farò uscire io subiranno un forte ritardo, perché una persona da sola ci vuole davvero molto tempo. Quindi io spero che la Telltale, se ha deciso di prendere in mano le traduzioni, le faccia uscire con il gioco, anche se ho paura che non accadrà, visti i precedenti. Speriamo. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito il gioco. Io sono curiosa come un bimbo. Episodio 1, 2, 3, guardiamoci le anteprime perché a noi piacciono gli spoileroni. Va che bello, si sposta anche la faccia. Sta signorina barra signorino, chissà chi è, non ne ho idea. Ma che figata sotto. Ah, e questi dovrebbero essere i figli di Mission, le figlie di Mission, che però ha perso... Vabbè, niente, non diciamo niente. Vabbè, ormai ve l'ho detto, ma nel fumetto si dice che li ha persi, ma non si è mai saputo né come, né quando, né perché. Si sa solo che sono morti, punto. Vediamo se qui ci spiegano come. Non lo so, sono curiosissima. Gli episodi di questa serie si adatteranno in base alle scelte che farai. La storia si sviluppa in base a come giocherai. Classico. I left so many people that I loved behind. Che spavento! Mamma mia! Va bene, iniziamo bene. So many that I can hardly remember them all. But there are two, just two, that I can never forget. Appunto le figlie. Quindi non è nel passato, non è ambientato nel passato, diciamo così. Mi aspettavo di vedere cos'era successo a queste dannate figlie. Cosa? Premia, ok, non lo dice anche. They're not done with me. Ok. No, ma non sono per nulla inquietante queste due bambine.
Ragazzi, fatemi sapere se si vede tutto bene, perché io vedo un po' tremolante l'immagine, però non so se è perché ho levato l'anti-aliasing e quindi mi fa questo effetto, o se anche voi lo vedete così, perché in caso abbasserò la qualità grafica, ma mi sembra strano che debba abbassare la qualità grafica. Voglio dire, non c'è tutta sta figaggine di grafica in sto gioco. Però vedo, ho una strana sensazione da queste immagini, non capisco. Salve! Questa cosa dei tasti... Q! Ok. Ok! Stiamo già avendo visioni a caso, così a random. Ma senza motivo, cioè... Ah, già che lei parlava da sola a un certo punto. A un certo punto nella serie televisiva, però, lei parlava tipo da sola. Oh, 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 ok! Prima o poi ci riprendo la mano questo gioco, con calma, perché è un po' diverso dal precedente. Dicevo, nella serie televisiva lei parlava da sola all'inizio, cioè sembrava proprio staccata da quella che è la realtà. Va bene. Ok. Tientela, non mi serve, guarda. Ti uccido a mani nude. Coi grandi cazzotti. No, niente cazzotti. Prendo i grandi cazzotti, non so. Forza. Oh. Ok. Yeah. Va bene, cioè stiamo massacrando zombie ma con la calma infinita, quindi va benissimo, cioè non c'è nulla di male. Sì, ma io sono super mission, non ho paura di niente e nessuno. C'è problema, guarda, levo questa da qui, la infilo di lì, perfetto, guarda che bello. Chi è? Un ninja. Ecco qua. Tagliamo via la capoccia? Vai! Un colpo secco! Circa! Riproviamo? Vai! Un altro colpo secco! Ti è! No? Ci proviamo ancora! Prima o poi viene via, insomma. Cioè, voglio dire... Q! Mi hanno fatto lo scherzone! Io ho premuto E, invece era Q! Ecco fatto! Ti è! Perché abbiamo buttato quella bellissima katana a terra? Oh, che schifo! Dai, è uno zombie, chi se ne frega, tiè. Ma non scotta? No? Va bene. Secondo me dovrebbe scottare un pelino, però ok. E tu chi cavolo sei? Ah bello, sembra vuota. Tutto qui quello che abbiamo? E non sembra, è vuota. Ne scelgo uno a caso? La signora vestita di rosa, mi sta antipatico. No? No, no, assolutamente. No, ma col cavolo, no, 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 abbassa tutto. Abbassa tutto assolutamente, mission. No. No. Ah, salve, lei è?
Esatto, hanno usato proprio le scan del fumetto. Ma che bello. Preferito del fumetto in assoluto. Lei e Glenn sono i miei preferiti del fumetto. Nella serie televisiva ce n'è qualcuno in più, troppo in profondità. Tre settimane dopo, perché si suppone che io conosca sto tizio? Ora non so chi sia. Lei, ragazzi, prima di incontrare Rick e di imparare a conoscere Rick e tutto il gruppo, era veramente fuori, cioè ormai era perduta, era completamente distaccata dalla realtà. Aveva visioni, sentiva voci, parlava da sola, era totalmente persa. Rashid, come in. Over. Vanessa, you there? God damn it. Hey, Pete. Michonne, what are you doing here? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? I worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. I honestly don't know. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oak! Oak! What? Get down here. Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. Rashid or Vanessa. It's not like those guys have been in contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa! Something might have happened to them, Pete. Maybe they just didn't make it. And maybe they're still out there. Maybe they need our help. We just don't know. That's the problem. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. You hear it? No. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I hear static. No, it's more than just static. Io non ho sentito nulla, ragazzi, vi giuro. Michonne? Salve, uomo inquietante. Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. Le ha rubate tutte Kenny, attenzione. For good reason. Ma quella tazza. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Ok, l'ho sentita. Sì, stavolta l'ho sentita. You heard sì, it that time, right? Sì. She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. Beh, però era una voce. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it. We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. Hai ragione, ma io devo fare roleplay. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. Can't save them all. And what if I felt that way back when I met you? You should understand why I'm doing this. None of the others do. Not Birdo, not Sadiq. Especially not fucking Oak. You know there are people worth saving. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around.
Allora ragazzi, Michonne è un personaggio molto riservato che tenta di salvare le persone il minimo indispensabile, cioè non è molto propensa ad aiutare gli altri, a meno che non sia zero rischio praticamente. Almeno all'inizio era così, prima di incontrare Rick poi è cambiata totalmente, però all'inizio era così. Quindi io opterò per il comportarmi così. Sarà difficile perché io tendo a dare una mano a tutti, ma cercherò di fare la risoluta. Vediamo un po' cosa salta fuori. Allora, ora mi ha detto di occuparmi di sta cosa. Non ho intenzione di spegnere, questo non interagisce. Vabbè, proviamo, giriamo. Lui girava questo, proviamo. Ok, posso rispostare questo? Ah, più in là non va, ok. No, ma scusate. Ah, perché non la gira più? Non ho capito. Cioè, l'ha bloccata lì e non... Ah, ok. Where are you? Madò, gliel'ho chiesto apposta perché sapevo che sarebbe caduto tutto. Almeno ora sappiamo dove sono. I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is she? Everyone okay? Sì? Berto. Berto, ok. Che nomi strani hanno sti qua. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto. Hold the wheel steady. Take them those sails now. Occhio. Ora io non me ne intendo, ma questo non è positivo. Ok. Are you all right? Ma tu stai bene piuttosto. Thanks for the save. Jesus. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Quale presa? What the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. Prima di tutto calmatevi. Primo. Ecco, poi ripariamo la barca e poi andiamo a cercare la tipa, forza. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Ok ragazzi, fatemi anche sapere se i sottotitoli sono troppo piccoli. Visto che si possono ingrandire, ditemi se vanno bene o se li volete un po' più grandi. Ecco. I asked where she was and she said Mob Jack. I couldn't make out more than that. Dice nulla? Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Ok. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Va bene. Allora, torcia e binocolo. Gente, piante, guarda, non mi frega. No? Proviamo a parlare un po', posso? Signore? Lei è una sociale del ca... Lei, gamba? Aiuta con le vele, vai. Diamo una mano. Hey, Michonne, we could use a hand here. Sono qua apposta. Maybe we gotta bleed the wind out of this sail. I stand by what I said. Pete isn't cautious enough. But he's just an optimist. You call it what you like, but we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are. Ha ragione, però. In un certo senso ha ragione. You think this is an accident? Damn wind. Grab it. You're saying this is a trap. People do anything to survive these days. And to get their hands on a boat like this? Oh, you think you got it all figured out, don't you?
Thanks. We can take it. Pensate cosa avrebbe fatto Kenny per una barca in quella situazione. Probabilmente li avrebbe anche uccisi tutti. E di persone come Kenny, che volendo guardare non sono così... Cioè, Kenny non era proprio cattivo. Era forse un po' avventato, ma non era cattivo. Ma avrebbe fatto di tutto pur di prendersi una barca come questa. Con la famiglia a carico e tutto quanto. Quindi... c'è stare attenti alla gente. Io non so da quanto tempo ci sia l'epidemia, però comunque c'è gente strana in giro, lo sappiamo molto bene. Pete. Whatever we ran into, did a goddamn number on the boat. Damn. Ok, come vedete ragazzi hanno riportato l'HUD, chiamiamolo così, a quello del primo capitolo. Se vi ricordate, nel secondo soprattutto le scelte di dialogo erano molto più invasive, invece hanno riportato a quelle del primo capitolo con l'elenco normale, ed è qualcosa di positivo, perché effettivamente nel secondo capitolo le scelte di dialogo coprivano tutta la parte inferiore dello schermo e un pelino potevano dar fastidio. Ora, prima di dare la nostra posizione con la torcia, vediamo se si vede senza, no, eh? Usare la torcia in mare così non è una buona idea, sai? Potresti segnalare la tua posizione. Dato che dicono che, beh sì, insomma, il tizio diceva che non si vedeva un tubo, ma non è che c'è tutta sta nebbia, porca miseria. Dovrebbe venire qua in pianura padana a vedere la nebbia che c'è qua. Cioè, dannazione, per me questa non è assolutamente nebbia. Questa è foschia appena appena. Ma non ho capito, cioè, stiamo cercando... quello che abbiamo colpito, in pratica? Ah, vedi? E certo, stiamo usando la luce di Dio e illumina giorno. Guarda come si vede bene. Cos'è? Ma è un'altra barca? Non capisco. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. Ciao. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. Andrà tutto bene, non è proprio da missione. I shouldn't let him see me slacking off like this. Ma siamo le uniche donzelle, tra virgolette, perché definire Michonne una donzella proprio no, però siamo le uniche donzelle qua sopra. Non c'è nessun'altra ragazza, donna? No? Ok, io non vedo un tubazzo di nulla. Nada. Not much to see out there. Infatti. Ma sto... cosa sto facendo? Devo cercare qualcosa, Timone? Cosa, Timone? Non romperlo, è guai a te. Ah, ok. Chiedo scusa. Non ho un obiettivo nella vita, quindi... vediamo un po'. Let's fix this mess. Get going again. Ho capito, ma cosa devo fare io? Cioè, ho visto cosa c'è sotto, ma... e quindi? Attrezzatura rotta, esamina, me ne frega. Mentre qua... ah beh, forse esamina, me lo fa aggiustare. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa. A parte quegli uccellini che hanno 3 frame di animazione. Fantastici. Cosa ho visto? Cosa? Cosa? You see anything out there? Io no, lei forse. Looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Ah, okay. Maybe. Vedete, lei è molto chiusa. Non è molto ottimista come personaggio, Michonne. These things are ancient. No wonder they broke. Vabbè, grazie. Fino a lì ci arrivavo anche per me, per i miei conti, ecco. Ci arrivavo anche da sola fino a lì.
It should start producing fruit one of these days. Ok. E va bene. Io ho finito le opzioni di tutto. Cioè, non so cosa fare più. Potrei guardare qua sotto, ma non mi sembra il caso. Signore, voleva mica andare a controllare. Andiamo. Hai qualcosa, Pete? Parla, guarda, non lo guarderò, gli parlerò. Hai fatto? Ancora questo. Saw a ferry. Ok. Maroon near the shore. A ferry. Didn't see a ferry last time I was here. Neanche lo chiama per nome, gli fa tipo coso, oh, rispondimi. Va bene. Shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the. Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need, Pete. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. What about your friends? You think they could be out there? Hopefully we find some sign of them. Rashid knew the area better than anybody. He'd know where to find the parts we need. Let's round up the crew. Va bene. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Quella non è la tua fighissima katana, però. Esatto, è un machete. Dov'è la tua katana? You wish. You've got work to do. You didn't answer my question, though. Christ, here we go again. Guys. You three. Catch the boat, pull her out of here, and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. No, no, dall'altra parte, Michonne. Cosa sto facendo? Ah, ok. Ok, ho capito. Va bene. Credevo di dover fare proprio il movimento, invece no, dovevo solo scuotere il mouse a caso, così. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Pete means well, but you know what they say about good intentions. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on. Let's get going. Questo tizio non mi piace, sapete? Non lo so perché mi incute proprio zero fiducia. You ready? Yep. Ma io voglio la katana. Avevamo una katana fighissima a inizio video. Perché è sparita? Dov'è finita la mia katana bianca della morte? Dai! Vabbè, come primo episodio è andato tutto molto liscio. Abbiamo soltanto rotto la barca su cui stavamo. Ma la ripareremo, credo, in qualche modo. Penso, spero, più che altro. Vabbè, lo sapremo soltanto nel prossimo video. Io come sempre, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel commento sotto. Fatemi sapere se si vede tutto bene, se devo ingrandire i sottotitoli. Fatemi sapere sotto con un bel commento. Lasciatemi anche un like al video ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.